Ciao amici, benvenuti a Cucina con Mauro. Oggi partiamo con una nuova sigla realizzata da Didattica Cartoons, un marchio appena registrato, nel senso che è nato da poco e si occupa di cartoni animati e di audio. Se avete bisogno di qualcosa vi lascio il link sotto in descrizione. Sigla! Ciao amici, benvenuti in Cucina con Mauro. Oggi vedremo come preparare il risotto con i peperoni. Vediamo assieme gli ingredienti: mezzo chilo di peperoni, 300 g di riso, una cipolla, un bicchiere di vino bianco, olio, sale e pepe. Andiamo alla preparazione, anzi, manca il burro per masticare. Iniziamo ad andare a tagliare i peperoni, già lavati. Tagliamo prima strisce, e poi a cubettini. Facciamo così con tutti. Prendiamo una padella abbastanza capiente. Facciamo un paio di d'olio e mettiamo la cipolla. Facciamo soffriggere. Ecco che la cipolla è imbiondita, andiamo a farla soffare. Mettiamo un mestolo di brodo di cottura. Facciamo evaporare tutta l'acqua. Ecco che l'acqua si è assorbita, andiamo a mettere i peperoni. Facciamo andare più o meno per 5 minuti. E adesso iniziamo a salare e a preparare. Ecco che sono passati 5 minuti, andiamo a mettere il riso. Abbiamo fatto stare. Che bei colori. Ecco che il riso è tostato, andiamo a sfumare col vino bianco. Andiamo a far evaporare l'alcol. Io sto usando un vino bianco, sarebbe un pinot grigio. Ecco che l'alcol è evaporato, iniziamo ad andare a mettere il brodo. Il brodo ne mettiamo sempre poco per volta, quando si riduce lo rimettiamo. Ovviamente poi dopo esce l'amido e lascia con la crema. Ecco che il nostro riso è pronto, abbiamo spento la fiamma, andiamo a masticare con un po' di burro. E poi per finire, a chi piace, mettiamo del grana grattugiato.
questo riso è pronto, andiamo alla prova dell'assaggio. Ecco il nostro risotto. Andiamo all'assaggio. Peperone rimasto cotto, ma croccante, gusto e buono, fatelo!